Stop alle 18 per il servizio in piedi, chiusura delle attività alle 24, massimo 6 persone per tavolo e posti a sedere limitati. Gestori di bar e locali del centro storico di Padova alle prese con le nuove disposizioni del DPCM emanato dal Premier Conte. L'ulteriore stretta sulla movida imposta dal governo è arrivata puntuale, sta creando non pochi problemi ai titolari di pubblici esercizi che si trovano a mettere in pratica un testo che però dicono non tiene conto di molte eccezioni. Siamo di fronte a un ennesimo, diciamo, imposizione dall'alto di disposizioni che a nostro avviso sono anche poco efficaci, poco controllabili e che diciamo gravano l'esercente di responsabilità, come ad esempio quella più clamorosa che riguarda il dover indicare il numero di persone ospitabili nella propria attività, gravano l'esercente responsabilità che sicuramente non gli competono. Oltre al calo dei guadagni, una prima stima era già arrivata la settimana scorsa con le prime restrizioni e parlava di circa 3 milioni di euro in meno di ricavi, c'è la preoccupazione di incorrere in sanzioni penali che riguardano il numero di persone all'interno dei locali. Difficile poi vigilare su quanto accade all'esterno. I centralini di app in queste ore sono stati attivati per dare risposta agli esercenti e sono stati predisposti dei cartelli per avvisare la clientela del numero massimo di persone che si possono ospitare all'interno di un locale. Abbiamo già predisposto il cartello, ve lo faccio vedere in anteprima, lo vedete qui dove c'è anche lo spazio per poter appunto indicare il numero di persone che contemporaneamente possono frequentare l'esercizio. Siamo veramente, diciamo, nuovamente esterrefatti per delle regole che sono veramente inutili e difficili di difficile applicazione.